Il problema centrale è come affiancare ad una politica che è un atto dovuto di rigore finanziario, non è una scelta di politica economica, non c'è alternativa a tagliare il deficit e contenere il debito pubblico. La vera alternativa sarebbe dirompente sul piano economico, finanziario e soprattutto sul piano sociale. Il problema è capire che fare un mero rigore finanziario senza la gamba del sostegno alla crescita e quindi della ripresa delle attività produttive e dell'occupazione significa in realtà mettere in discussione lo stesso obiettivo di equilibrio finanziario e poi trasformare tutta la politica economica in un vero e proprio masochismo. In quel caso il rigore finanziario diventerebbe un rigor mortis. E allora è sbagliato dire, come ad esempio è stato detto, per fare la riforma fiscale bisogna convincere Tremonti a rallentare i cordoni della borsa, perché questo significa un effetto dirompente sul deficit e sul debito. Ma è altrettanto sbagliato ed ipocrita da parte di chi risponde, come il ministro Tremonti, non ci sono più le risorse. Questa è una gigantesca bugia, perché occorre, e qui è la politica economica, occorre entrare nel merito di oltre 800 miliardi di spesa pubblica all'anno e decidere voce per voce dove togliere e dove aggiungere semmai e come creare le risorse per avere sostegno alle famiglie, alle imprese, agli investimenti, alla ricerca, all'innovazione. Questa è la politica economica. Allora in questo sesto rapporto del Centro Studi di Economia Reale abbiamo messo a confronto due ipotesi. La prima ipotesi, diciamo un po' alla Tremonti, è quella di tagliare in modo orizzontale, proporzionale tutte le voci di spesa, in particolare tagliare soprattutto gli investimenti piuttosto che la spesa corrente per avere teoricamente ex ante l'azzeramento del deficit nel 2014. L'altra ipotesi, che è quella che noi proponiamo, è invece tagliare la spesa pubblica corrente in verticale sulle voci specifiche che sono in qualche misura sospettabili di più di contenere sprechi, malversazioni, aree grigie tra economia e politica, che sono gli acquisti di tutti i comparti della pubblica amministrazione, un totale di 137 miliardi di euro all'anno, che in alcuni comparti sono aumentati del 50% negli ultimi 3 o 4 anni, e tagliare i cosiddetti fondi perduti, circa 40 miliardi di euro all'anno che lo Stato distribuisce a pioggia, teoricamente a sostegno delle imprese, dell'occupazione. In realtà sappiamo da decenni che dopo 2 o 3 anni le imprese spariscono, hanno incassato i soldi e i fondi sono davvero perduti. Allora ecco che se si agisce in modo mirato su queste voci di spesa, noi proponiamo di ricavare 45 miliardi di euro di risorse. 10 miliardi da dedicare subito al contenimento ex ante del deficit, 35 miliardi a fare la manovra di sostegno con dentro la riforma fiscale, 15 miliardi a favore delle imprese introducendo le deduzioni per carichi familiari di 5.000 euro all'anno, quindi avendo un IRPEF con doppia progressività, quella verticale sulle aliquote e quella orizzontale in base al numero e alla numerosità del nucleo familiare. 12 miliardi alle imprese, soprattutto le piccole e medie, per togliere dalla base imponibile dell'IRAP il monte salari, che è la più perversa delle imposte, cioè le imprese sono costrette a pagare una tassa sugli stipendi che pagano i propri dipendenti. 4 miliardi in più all'anno di investimenti infrastrutturali, 2 miliardi in più per ricerca e innovazione e 2 miliardi in più per difesa e sicurezza. In questi ultimi due casi si tratta di ripristinare su ricerca, innovazione, formazione, università e difesa e sicurezza, i tagli in realtà poi anche condizioni francamente poco sostenibili in cui manca la benzina ai carabinieri, ma chi ruba magari dopo i tagli invece di 100 può rubare 95 perché il taglio è stato del 5% uguale su tutte le voci. Ebbene, queste due ipotesi contrapposte portano ai seguenti risultati, che l'ipotesi alla Tremonti frena la crescita e riduce l'occupazione e quindi mette in dubbio lo stesso obiettivo dell'azzeramento del deficit, tant'è che 2014 con quella manovra che pare spalmata in 2 anni, per i prossimi 2 anni le nostre stime portano ad un deficit che è ancora attorno all'1% del PIL. Con la proposta di economia reale della manovra alternativa di rigore e di sviluppo
abbiamo circa 600.000 occupati in più, abbiamo un tasso di crescita che nel triennio migliora di 4,5 punti, abbiamo un reddito reale nazionale che migliora, un reddito delle famiglie, un potere d'acquisto delle famiglie che migliora e quindi questo sostiene i consumi, con il risultato che il deficit pubblico nel 2014 è molto vicino allo zero e comunque molto più basso rispetto alla manovra che si intravede nel documento di economia e finanza di aprile scorso, e cioè quella proposta di tagli lineari su tutte le voci di spesa, 20 miliardi nel primo anno, 20 miliardi nel secondo anno. Ultimo argomento, efficace lotta alla evasione fiscale, sacrosanta lotta all'evasione fiscale, con due linee guida precise. La prima, la lotta all'evasione fiscale non si fa con le vessazioni, le ganasce o con l'accertamento che diventa esecutivo ancor prima che scatti un qualunque grado di giudizio. Secondo, si fa con il conflitto di interessi, con le detrazioni, e cioè concedendo al cittadino la possibilità di detrarre i costi in modo che chi fornisce beni e servizi sia costretto ad emettere fattura. Ed infine, fatto politico, ogni euro in più che viene dalla lotta all'evasione deve essere un euro in meno di carico fiscale ai tartassati, cioè il gettito da lotta all'evasione non deve essere usato per aumentare ulteriormente la pressione fiscale. Questo è il quadro di riferimento, questo è il tavolo di confronto, nella speranza che si apra un pacato, anche se serrato, confronto per prendere le decisioni. Rinviare le decisioni o prenderle in modo sbagliato è deleterio per il futuro del nostro Paese. La spaccatura tra giovani e anziani aumenterebbe, la spaccatura che tiene indietro le donne aumenterebbe, ma senza i giovani e le donne questo Paese non ha futuro.